Ha smesso per un secondo la bufera di neve, è cessato il vento, adesso sta nevicando piano e in questa occasione sono riuscito a trovare una via tra i seracchi e i crepacci e anche se la visibilità come si vede è praticamente zero, ho intravisto queste rocce che sono quelle accanto alle quali ero salito ieri e ho attraversato seracchi e crepacci un po' diciamo alla cieca, sperando nella buona sorte, è andata bene, ma non avevo altra soluzione perché se no se continua a nevicare già camminando io ho già fatto andare giù qualche slavina perché ci sono già 5-6 centimetri di neve e su quella ventata e crostata che c'è sopra formano piccole slavine. Ora vabbè, continua a nevicare, però ormai ho superato tutti i crepacci, sono solo sulla neve e sulle rocce, quindi ormai sono al sicuro. Adesso scendo circa 400 metri e trovo il rifugio e da lì poi scendo giù. Anche perché se continua a nevicare poi, vabbè, non c'è più pericolo valanghe dopo perché è praticamente tutto in piano il percorso. Però è sempre più problematico perché la visibilità, come si vede, è praticamente zero. E si riesce a trovare giusto qualche punto, si vedono là in alto i primi seracchi del ghiacciaio. Fortunatamente per ora ha cessato il vento, quindi non fa neanche troppo freddo, perché sennò prima c'era davvero da congelarsi perché vento e neve sparata in faccia, davvero forte, non era il massimo. Sono circa le 7:30, credo, 7:40 del mattino di lunedì 19 dicembre. Sono ancora sui 3000 metri e pian piano scendo, anche se ormai i veri pericoli sono passati. Adesso c'è solo da camminare e si sprofonderà tanto nella neve, quindi sarà lunga e faticoso.